noi crediamo che nel dopo Covid, o meglio nell'esperienza di una città che convive col virus, la bicicletta potrà essere il mezzo che fa la differenza, permettendo di stare a distanza, ma anche, e quindi di combattere il virus, ma anche di combattere la congestione e l'inquinamento. Vorremmo aumentare lo spostamento su due ruote della bici dal 6 al 20%. Sappiamo che il trasporto pubblico non potrà portare tutte le persone che portava prima e quindi dobbiamo cercare di aumentare l'offerta dei vari modi di fare mobilità, perché le persone che sono che andavano col trasporto pubblico non possiamo pensare che utilizzino solo l'auto privata, perché altrimenti avremmo la città bloccata dal traffico, con le conseguenze anche dell'ambiente. E per questo abbiamo pensato questo piano di 35 km di piste ciclabili in segnaletica, da fare il più velocemente possibile, perché le persone possono scegliere di usare la bicicletta. Questa pista qui, nel primo tratto che da San Babila va a Porta Venezia, sarà pronto lunedì 11 maggio. Poi il tratto da Porta Venezia a Loreto, che è tutto corso Buenos Aires, sarà pronto a metà giugno. E invece da Loreto fino a Sesto San Giovanni, Sesto Marelli, che è tutto Viale Monza, il tratto più lungo, sarà pronto a fine luglio. Dal 2 di maggio, dalla media delle settimane di aprile, quindi le settimane di chiusura, il bike sharing è passato, ha fatto un salto in questi giorni del più 67%. Per questo noi abbiamo riaperto il bando del bike sharing e l'avviso pubblico per passare da 8.000 biciclette a 16.000. Non è che siamo per la bici contro le auto, per le auto contro la bici. Noi diciamo che in strada, se vogliamo evitare che tutti usino l'auto, e quindi se il milione di persone che oggi non riescono più ad andare sul trasporto pubblico usassero tutti l'auto, qui saremmo fermi, perché col traffico. Allora noi dobbiamo dire, certamente c'è chi ha bisogno dell'auto, per spostare le merci abbiamo bisogno del mezzo a quattro ruote, ma per far andare questi in auto bisogna invece che chi può usare la bici o la moto possa usare l'altro. Cioè il concetto è che in strada noi dobbiamo riportare un equilibrio in strada, dobbiamo avere lo spazio per i pedoni, e quindi noi, se non vogliamo far morire il commercio e non vogliamo far morire la ristorazione, dobbiamo dargli più spazio sui marciapiedi. Oggi abbiamo approvato in giunta una delibera che accelera la possibilità di fare come abbiamo fatto qua, dove abbiamo tracciato in strada una linea allargando il marciapiede. Qui si potranno posizionare i tavolini degli esercizi che ci sono qua, e abbiamo fatto una procedura molto semplice e veloce, e poter quindi continuare a svolgere l'attività economica, proprio perché abbiamo dato un po' più di spazio per i pedoni.